Che emozioni tornare qui allo Stadio Olimpico? Tantissime emozioni. Uno sempre ringrazia il calcio di più, io in Italia, perché ho fatto tutta la mia carriera. Come ho detto in altro momento, la Lazio mi ha permesso a me di sognare in grande e ho vissuto 4 anni bellissimi. Dopo, per scelta diciamo di idee o di allenatori, ho dovuto partire, però sempre con il cuore, molto agradecimento, con molta gratitudine, no? Perché per me la Lazio significa moltissimo nella mia carriera e come ti ho detto, ho vissuto dei momenti bellissimi. Nella Lazio ci sono molti argentini, da Ledesma a Biglia, adesso anche Santiago Novaretti. Che impressione... Gentiletti, sì. Novaretti, Gentiletti, che impressione ti hanno fatto questi ragazzi? Ledesma già è ben conosciuto, l'altro giorno anche con il Milan, penso che Biglia ha giocato una grande partita, adesso Gentiletti dovrà dimostrare, però già ha dimostrato di essere un grande calciatore, per questo la Lazio l'ha messo gli occhi sopra e uno spera sempre di fare bene, no? E penso che ha tutte le armi per farlo, speriamo che riesca, è un ambiente particolare la Lazio, è un ambiente che bisogna entrare nel cuore della gente, dei tifosi e dopo è un livello di un club che ti permette di pensare in cose grandi. Per questo penso che la Lazio ha dei giocatori, li ho visti l'altro giorno, hanno reagito talvez un po' tardi con il Milan, però l'ha messo in difficoltà, hanno avuto dei momenti che hanno potuto aprire o pareggiare, invece hanno sbagliato l'ultimo passo, però penso che è in strada per diventare grande, una grande squadra. Un futuro qui, nella Lazio, ti piacerebbe? Per me, sai, sicuro che uno sogna con cose come ho sempre sognato con il calcio, di guardare di lontano la Lazio quando non era nessuno, dopo mi ha toccato stare qua. Così anche sogno come allenatore, però sappiamo che piano piano, che momento a momento che uno deve vivere e prepararsi, perché stare davanti a una squadra come la Lazio, un club come la Lazio, bisogna stare con le armi bene affidate. Un saluto ai tifosi della Lazio. Bene, io ringrazio sempre e la mia maniera di ringraziare sempre è stata, uno ha cercato di farlo nel campo, adesso no, purtroppo non riesco a farlo più, però nel cuore sta la gente della Lazio e tanti momenti belli che mi hanno fatto vivere. Grazie.